Grazie Fabio, ebbene sì, il quotidiano La Padania in edicola domani sceglie ovviamente di aprire sull'esito di questo atteso Consiglio federale che si è tenuto oggi qui in via Bellerio. Roberto Maroni, di fatto a meno di un anno dal suo insediamento, dalla sua elezione a segretario federale, sceglie di far tornare il movimento nuovamente a congresso. È annunciato infatti per la primavera dell'anno prossimo, del 2014, il Consiglio straordinario della Lega Nord, che indirà dunque un nuovo congresso straordinario per eleggere, ha detto oggi Roberto Maroni, uno dei tanti giovani capaci che hanno ben saputo interpretare e dar corpo al rinnovamento impresso al movimento dalla sua segreteria. Ad affiancare Maroni da qui al prossimo congresso federale ci saranno Matteo Salvini e Flavio Tosi. Sulle pagine di domani troverete ovviamente anche un ampio resoconto di questa due giorni, di questa gazebata che ha ottenuto davvero un grande successo. Oltre 100.000 le firme raccolte dalla Lega nei gazebo, 100.000 firme per dire no ovviamente all'abrogazione del reato di clandestinità. Poi sulle pagine della Padania domani una nostra inchiesta a un anno dal terribile terremoto dell'Emilia. Il nostro corrispondente ci racconta come il popolo emiliano abbia saputo reagire con orgoglio a questa tragedia e si sia messo al lavoro per ricostruire la propria terra, nonostante la totale assenza dello Stato, in primis la totale assenza dell'allora governo di Mario Monti. Infine, come sempre, sulla Padania il Qui Lega con tutti gli appuntamenti del Carroccio sul territorio, mentre per tutte le anticipazioni c'è come sempre il nostro sito www.lapadania.net.